Sette anni di presidenza della provincia di Chieti, tempo di bilanci. Pupillo, lei ha tenuto a precisare nel corso proprio della conferenza stampa il fatto soprattutto di aver rimesso i conti in ordine, i conti della provincia di Chieti, conti che presentavano delle criticità al suo arrivo. Sì, avevamo un disavanzo di 15 milioni di euro, più i tagli fatti dalla legge 16 la 90, avevamo circa 30 milioni di debiti, tant'è vero che il nostro dirigente e il revisore di conti hanno bocciato il bilancio. Noi l'abbiamo votato con il parere negativo. Questo lo devo anche alla parte di minoranza che quel giorno, il 29 dicembre del 2014, sostenne il numero legale perché era una scelta anche difficile. Ovviamente non votò a favore, ma questo ci permise di andare avanti. Se no la provincia di Chieti sarebbe andata in dissesto. La storia è lunghissima, abbiamo venduto degli immobili che qualcuno diceva l'abbiamo venduta ai privati, l'abbiamo venduta allo Stato che pagava l'affitto e quindi adesso diciamo non lo paga più, ma ci ha dato quei 16 milioni di euro che hanno ribilanciato i nostri conti e ci ha permesso di un percorso di crescita nonostante la legge del Rio, perché in quel periodo abbiamo perso la metà dei nostri dipendenti, quindi siamo stati veramente azzerati da una legge sciagurata, che io ritengo sciagurata. Adesso qualche contenzioso che abbiamo vinto, gli swap, che ci ha permesso di fare un salto di qualità, ci ha ridato 7 milioni e mezzo, se avessimo perso avremmo dovuto pagare il doppio, e quindi questi soldi noi li abbiamo destinati alle scuole in prevalenza. Villa Santa Maria 2 milioni e mezzo per il convitto, perché il convitto i ragazzi devono dormire e vivere in uno spazio accettabile, 2 milioni e mezzo, 700 mila euro al convitto di Cerni e 300 al convitto di Chieti, che ha meno esigenze. E questo per dire che la provincia esiste. E questo per dire al governo: chiudete le province, perché così non si può andare avanti. O ci ridanno i mezzi, o ci ridanno, diciamo, le forze, le risorse umane e economiche, altrimenti questa è una vita che non si può portare avanti.